Castelfidardo supera con il minimo scarto il Porto Sant'Elpidio al termine di una gara giocata sotto la pioggia pressoché dominata dai fidardensi, ma risolta solo alla mezz'ora della ripresa grazie a una rete di Cardinali. Mister Lauro in attacco si affida a Giambè, supportato da Giampaolo, mentre il Porto Sant'Elpidio, orfano di Mister 13, in panchina va Di Giacomi, presenta gli ultimi acquisti Palladini, Mercurio e Bordi dal primo minuto, mentre Spagna si accomoda in panchina. Sin dalle prime fasi di gioco il tema del match risulta evidente, con i padroni di casa costantemente all'attacco e ospiti sulla difensiva. Al secondo e al quinto ci prova Giambè, ma in entrambi i casi è poco fortunato. Al sesto, brivido per il Porto Sant'Elpidio con Sant'Angelo che lavora un bel pallone lungo l'auto destro e cross. Gusteri ci mette la testa rischiando l'autogol. Al diciottesimo Mataloni prova la conclusione, sulla traiettoria c'è Puca che devia, ma il pallone sfila vicino al palo. Al 28esimo conclusione di Giambè che, deviata, costringe Cavaliere alla parata a terra. Si giunge al 35esimo quando Giampaolo batte un corner dalla destra, il pallone viene sfiorato da un difensore, quel tanto che basta per mettere fuori tempo Rinaldi, ben appostato sul secondo palo. La prima frazione di gioco si conclude con Cavalieri che è costretto a disinnescare in due tempi il tiro di Giambè. Nella ripresa la pressione degli uomini di Lauro diventa ancora più alta e il Porto Sant'Elpidio non riesce più a uscire dalla prova a metà campo, ma il Castelfidardo deve fare i conti anche col terreno di gioco, diventato molto pesante per via della pioggia che non ha mai smesso di cadere. La prima occasione capita al quarto d'ora sulla testa di Giampaolo, che però non inquadra la porta. La difesa degli ospiti è strenua, i biancoverdi faticano a trovare gli spazi, fino al 29esimo, quando il risultato si sblocca. Giambè sferra un tiro dal limite, Cavalieri non trattiene il pallone e Cardinali, entrato da qualche minuto, come un falco, gonfia la rete dall'area piccola, ricevendo l'abbraccio di tutti i suoi compagni. Una mazzata che potrebbe demoralizzare chiunque, ma non la giovane formazione elpidiense, che al 32esimo mette i brividi alla difesa di casa, punizione dalla tre quarti di Palladini, sponda di Ravanelli, con David che è costretto a uscire per anticipare la battuta degli avversari in mezzo all'area. Il Castelfidardo vorrebbe chiuderla, ma si espone a un paio di pericolosi contropiedi non concretizzati per la scarsa concentrazione. L'ultima emozione al 90esimo, la regala di Dio che sfiora la rete su punizione dal limite. Con questi tre punti i biancoverdi toccano quota 12, con ben tre gare da recuperare, mentre il Porto Sant'Elpidio rimane ancora dall'ultimo posto con soli due punti in cascina.